pensavo di dover fare un altro video, eh? Non pensavo perché... Allora, ho fatto il video dopo la sconfitta della Juve perché in questo canale sapete che è prassi godere e fare i video quando la Juve perde, ma questa non era prevista, Oltretutto nel video di prima ho detto vado nei bassi fondi di sotto perché qui stanno costruendo i garage, le cantine, ho detto vado in quella location che è cringe. Insomma, chissà che non porti fortuna. Ci ho fatto il video, sfottò alla Juve. Ma si sa mai che delle volte vengo qui, perde anche il Milan. Ma non è possibile, il grande Milan. Il grande Milan non può perdere contro lo Spezia. Il grande Milan di Ibrahimovic, di Bennacek, di Tomori, di Auge, della salamandra Socciomakers potrà mai perdere contro lo Spezia. Ho detto, dai, non è possibile. E invece, adesso però questo video lo voglio fare in tono un po' diverso, no? Con quello contro la, con la Juventus ci siamo scatenati, ci siamo. Adesso arriva il bello perché io questa cosa qui non me l'aspettavo. Cioè io, ragazzi, è da ieri che dico, vabbè, il Milan vince, cioè proprio non ci pensavo neanche minimamente che il Milan perdesse. La Juventus, la speranziella che potesse perdere, ce l'avevo. Dai, il Napoli senza Mertens, Koulibaly, Manolas. Però la speranziella, sai, Maradona è sempre un campo difficile. Oh, han perso tutte e due. Adesso, se io conosco i miei polli, domani l'Inter la soddisfazione di sorpassarvi non ve la dà. Domani, se conosco i miei polli, l'Inter pareggia. Ma sicuro, guarda, sicuro, guarda. Ma perché noi? Perché la vendetta è un piatto che va servito freddo. Vi vogliamo rosicchiare un punticino alla volta, quindi tricchiti. A fuoco lento vi vogliamo cucinare, a fuoco lento, così. Guarda, domani l'Inter pareggia, sicuro. Ovvio che se non pareggia, stiamo zitti se non pareggia. Ma guarda, per me, già io nel pronostico che avevo fatto a cartellino giallo, cioè ostico pronostico, andatevi a vedere il video, anche 2-3 video fa, avevo detto 1-1. Se prima ero più o meno, insomma, secondo me, avevo pronosticato il pareggio, adesso sono sicuro che l'Inter domani pareggia, sicuro. Ma guarda, sicuro, perché veramente l'Inter fa così. L'Inter è una squadra che fa così. Però, ovviamente bisogna vincere, bisogna assolutamente provare a vincere. Però, magari se dovesse capitare il pareggio, guarderò il bicchiere mezzo pieno, che ho preso un punto alla Juve e un punto al Milan. Mamma mia, ma il Milan, ma il bambino milanino senza il rigorino, eh? Cosa succede al bambino milanino se non gli dai il rigorino? Ha ragione Paolo Bonolis, che l'avete infamato tutti. Paolo Bonolis ha detto, con 14 rigori chiunque sarebbe in testa alla classifica, chiunque. Rosicone, dammi a me 14 rigori, che me ne hanno dati 4. O 5, 4, 5, dammene 9, 10 in più. Altro che un punto, due punti, tre punti dal Milan. Ce l'avevo 7, 8 in più, ce l'avevo. Se me li davi a me 14 rigori. Questi non gli danno il calcio di rigore in Venzienca con le Spezia. Senza rigori non vincete neanche con lo Spezia. Senza rigori. Mamma mia, ma che giornata di sorprese. Ma chi se l'aspettava? Ma chi se l'aspettava che il grande Milan di Ibra? Grande Ibra, bullo di quartiere. Grande Milan, Tomori, Auge. Il grande Milan oggi mi andava a perdere. Vorrei fare un video molto più... Sto cercando di contenermi. Mentre prima con la Juve mi sono lasciato andare, perché tanto la Juve, bene o male, è comunque dietro. Noi domani possiamo anche perdere, che il Juventini domani, muti stecca. Anche se l'Inter domani dovesse perdere, il Juventini domani, muti stecca, perché sono di dietro. È chiaro che adesso tutta l'Italia, tutti si aspettano la prova di maturità dell'Inter.
la prova di maturità dell'Inter, che vince la partita, va al comando della testa della classifica e non la ferma più nessuno. Poi è chiaro che tra il dire e il fare c'è di mezzo la Lazio, che viene da 6 vittorie consecutive, e la Lazio è sempre una squadra che noi la soffriamo abbastanza. Insomma, abbastanza parecchio. Quindi veramente, se prima ero teso, mentre godevo per la sconfitta del Milan, avevo la tensione che mi saliva, e anche adesso che mi sta salendo, perché sto dicendo, e adesso domani? E adesso domani? Mamma mia ragazzi, Inter non mi deludere, Inter per favore non mi steccare questa partita domani, non mi far fare la figuraccia domani per favore, perché adesso tutti guardano noi, tutti adesso sono lì con il binocolo puntato verso di noi, che dicono, vabbè, loro hanno perso, gli altri hanno perso, voi non farete mica gli stronzi, eh? Ragazzi, non faremo mica gli stronzi, non ci faremo mica venire la tremarella nelle gambine, non ci faremo mica venire le gambine che fanno Giacomo, eh? Ragazzi, domani dobbiamo dimostrare di essere una squadra da scudetto. Anche nella testa, poi ripeto, c'è di mezzo la squadra più forma del campionato. Grande Milan! Cioè, umiliati dallo Spezia, non che è perso giocando bene, non meritando, qui si parla di umiliazione. Spezia che sembrava il Manchester City di Guardiola, sembrava il Liverpool di Klopp, sembrava lo Spezia, il piolismo! Grande piolismo, il piolismo. Ma come il piolismo non ha funzionato oggi contro il grande Spezia? Senza rigorino non vince il Milanino, senza rigorino non vince il Milanino. Si è spenta anche la luce, vedete? Perché se sto fermo troppo in un punto, si ferma la luce. Quindi per fare il video devo muovermi un po' avanti e indietro. Mi sembra che c'ho il ballo di San Vito, però a questo punto, questa location, voglio venire più spesso, perché ho visto che quando faccio il video qui, Porta bene, succedono le sorprese, succedono. Va bene ragazzi, adesso ci vediamo domani sera. Abbiamo stragoduto per la vittoria, per la sconfitta della Juve. Abbiamo anche goduto con un po' più di calma, con un po' più di plomb britannica, perché comunque adesso vediamo cosa faremo noi domani. Però si è messa bene, si è messa come nessuno sperava. Doveva essere una giornata assolutamente a sfavore dell'Inter. Oh! Il bello del calcio, la Juve ha perso, il Milan ha perso, puoi vedere che stiamo zitti, non diciamo niente. Iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic. Seguitemi su Instagram, clic 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 clic. Like alla pagina Facebook, clic 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 clic. E poi come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao.